testimone, e in questo caso abbiamo o il Buddha, o la piramide, o la stele. Cerchiamo di capire se c'è una gioia, una cosa importante che capiterà nella tua vita. Salutiamo Betty Cottage, quindi scegli o il Buddha, o la piramide, o la stele. Salutiamo anche Stella Marina, Buddha, piramide o stele. Partiamo con la scelta del Buddha, una cosa bella che capiterà nella tua vita. Il Buddha, salutiamo anche Cristina F. Quindi focalizza, fai focus su un'area della tua vita, un'area esistenziale. Per facilitarti, normalmente le aree esistenziali sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali affettivi, i rapporti passionali sessuali, l'immagine esterna del sé, cioè la realizzazione nella vita, nel lavoro, nel denaro, e l'immagine interna del sé, cioè la realizzazione con se stessi. Quindi pensa a un'area, oppure se hai un qualcosa di specifico, e vediamo se ti capiterà una cosa bella, una cosa gioiosa. Quindi partiamo dal Buddha. Un saluto a Green Apple, un saluto a Green Apple, un saluto a Patrizia Perotti, la nostra Patrizia e la nostra Green. Allora, vediamo un po' una cosa bella che capiterà nella tua vita. Siamo alla stesa del Buddha. Pensa tu a un'area esistenziale. Siamo alla stesa del Buddha. Allora, cerchiamo di capire. Tagliamo, mescoliamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte e vediamo un po'. Allora, intanto viene fuori interessante che un tuo progetto che tu volevi raggiungere o avresti voluto raggiungere, lo raggiungerai. Sono le stelle che dicono, quindi se tu hai in testa qualcosa, quel qualcosa lì lo raggiungerai perché hai la forza, e sono uscite tre belle carte per raggiungerlo, e anche diciamo l'energia propulsiva femminile, la papessa è una bella carta, rappresenta. Diciamo, ci sono le due sfingi che sono, se vedete, quelle che poi sono anche nel carro. Rappresenta un po' le potenzialità femminili. La papessa ha dei simboli: il libro, la chiave. Ci sono tanti simboli nell'immagine della papessa, e quindi diciamo che hai la forza. Tra l'altro, per la forza, vedete che tiene blocca una fiera. Ma lo fa, diciamo, senza scomporsi. Vedete che questa donna è perfettamente, quasi, no, come dire, a posto, truccata, vestita, non ha un capello fuori posto, e nonostante questo riesce a bloccare una belva. Per cui, nell'area della tua vita in cui tu hai un obiettivo, questo obiettivo lo raggiungerai, non sarà automatico perché raggiungi l'obiettivo se si innaffi. Vedete che questa, per raggiungere le stelle, deve fare un lavoro, deve bagnare, deve arare. Quindi vai avanti su questa strada perché, diciamo, il tuo obiettivo lo raggiungerai. Cerchiamo di capire qualcosa di più ancora con, salutiamo anche Betty Cottage, salutiamo ancora Betty Cottage e vediamo ancora qualcosa di più con i tarocchi di Marsiglia, che sono gli arcani maggiori e gli arcani minori messi assieme, che ci danno qualche altra indicazione in più. Quindi mescoliamo le carte, quindi vediamo quale gioia capiterà nella tua vita. Tagliamo e scegliamo anche qua le prime tre carte. Allora, ci sarà un cambiamento nella tua vita, avverrà comunque un cambiamento. Ovviamente in questo caso un cambiamento positivo, perché fosse l'area sentimentale affettiva, ci sono il 7 di coppe, che le coppe portano l'amore, i sentimenti fondamentalmente. E se sei donna, c'è un cavaliere che potrebbe avere una solidità, diciamo, da un certo punto di vista, quindi cambiamento nella tua vita,
E se l'hai scelta è quella sentimentale affettiva, ma anche quella amichevole, ma per carità, anche quella nei rapporti familiari, ci saranno dei sentimenti dati dalle coppie che in qualche modo si manifesteranno. E cerchiamo di capire anche qua qualche consiglio che ci danno i tarocchi Zen di Osho, qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho, qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Cosa ci dicono i tarocchi Zen? Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Allora, per quanto riguarda il Buddha, abbiamo detto questo. Allora, le prime tre carte sono. Allora, è importante da questo punto di vista rendersi conto di una cosa fondamentale, che abbiamo una cosa molto importante, abbiamo una vita ordinaria. La vita ordinaria non è una vita negativa, è una vita che si manifesta in modo naturale, seguendo i cicli della natura. Dovrai rimandare, attendere un pochino di tempo affinché si realizzi il tuo obiettivo e avrai, come dire, uno squarcio nella coscienza, si apriranno nuovi orizzonti nella tua coscienza. Quindi questo obiettivo seguirà i suoi cicli, i tempi non sono brevissimi, ma lo realizzerai e lo porterai a termine. Questo per quanto riguarda la prima, e quindi questa è la gioia di chi ha scelto il Buddha, la realizzazione di un obiettivo nell'area della vita, ovviamente scelta da lui. Facciamo uscire il Buddha e facciamo entrare la piramide. Quindi vediamo quale sarà la gioia, se ci sarà ovviamente, in quale area della tua vita. Vediamo un po' con la piramide. Allora, vediamo un po' con la piramide, che ci dice la piramide. Allora, mescoliamo le carte. Anche qua partiamo con gli arcani dei tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Tagliamo le carte e scegliamo. Salutiamo Francesca e scegliamo le prime tre carte. Allora, qui abbiamo. La giustizia, quindi la giustizia uscita dritta rappresenta una sensazione che, come volevi che le cose andassero, vanno. Salutiamo Francesca. Poi abbiamo l'imperatrice che rappresenta invece la solidità, sempre uscita dritta, quindi potrebbe, se tu sei la consultante, una donna non giovanissima che però ha la possibilità di ottenere, diciamo, e abbiamo il Papa, quindi il rapporto potrebbe essere il rapporto, se sei donna, vanno, diciamo, con una persona carismatica, una persona, è uscito dritto il Papa, quindi rappresenta anche la fedeltà, la sensibilità, rappresenta anche, possiamo dire, la spiritualità. Fosse uscito storto, sarebbe inverso, diciamo, sarebbe stata più infedele, invece dritto no. Quindi diciamo che possiamo dire che se dipende dal tuo obiettivo, comunque percepirai un senso di giustizia, cioè le cose andranno come destino che vadano e tu avrai sicuramente o il supporto o l'incontro con una donna stabile, o se sei tu una donna stabile, se fosse, potrebbe essere da un punto di vista sentimentale affettivo, ma anche lavorativo, di altra natura, con un uomo, diciamo, carismatico, con una spiritualità e, diciamo, anche con del potere, perché il Papa ha comunque un potere trascendente, ma anche una persona che ha un potere, insomma, interiore, non è come l'imperatore che il potere più esterno, un potere più interiore. E quindi anche qua diciamo che le cose non stanno andando male. Vediamo però ancora delle altre cose con i tarocchi di Marsiglia, ovviamente arcani maggiori e arcani minori. Vi ricordo che chi volesse
diciamo, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi anche al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco, di cui posto il link qua sotto. Chi vuole fare una donazione, se il video gli piace, può cliccare sul dollarino e fare una donazione, anche un caffè ovviamente ben accetto. Chi vuole abbonarsi può abbonarsi andando nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti. Inoltre ricordo che sull'altro mio canale, il canale diciamo principale se vogliamo, ma i canali sono 11, comunque il canale Massimo Taramasco, ci sono i seminari del lunedì e del giovedì, ai quali si può accedere con l'abbonamento base. In questi seminari approfonderò tante tematiche, ad esempio adesso stiamo trattando come leggere nella mente delle persone, sfruttando tecniche di mentalismo, ma anche tecniche, diciamo, di comunicazione ipnotica, se vogliamo, quindi come leggere nella mente delle persone. E poi ovviamente ci sono tante tematiche, abbiamo finito le microespressioni, insomma, che poi ciclicamente comunque riprenderanno, quindi chi vuol fare l'abbonamento al costo veramente di nulla, praticamente basta che va nella home page del canale Massimo Taramasco, clicca su abbonamento base e potrà accedere ai seminari che sono lunedì e giovedì 18:45, ma ovviamente se li puoi vedere in diretta c'è la chat, se non li puoi vedere in diretta te li puoi vedere tranquillamente in differita, quindi esorto tutti ad abbonarsi a questo canale, ma anche al canale Massimo Taramasco, se vuoi migliorare, diciamo, perché nei seminari rispetto ai video c'è un programma, vengono studiate le cose in modo dettagliato, approfondite e date delle tecniche operative. Ovviamente i video sono introduttivi, cioè danno delle informazioni sicuramente, ma attraverso un seminario tu potrai sistematicamente imparare delle cose in modo approfondito e dettagliato. Ma veniamo ancora alla stesa. Quindi cerchiamo. Allora, abbiamo. Bene, bene, le carte stanno andando anche bene stavolta. Abbiamo il 10, il 10. Abbiamo il 10, il 10 di coppe che rappresenta proprio, se vogliamo, il sentimento. Ma abbiamo anche il fante di coppe. Quindi qua sembrerebbe un'area sentimentale affettiva e il 2 di denari è legato al simbolo di terra. Quindi quello ci sta dicendo che il focus comunque sia i sentimenti. Abbiamo visto che c'era il Papa, c'era la giustizia e quindi i sentimenti riceveranno un impulso, un cambiamento, una trasformazione. La tua vita sentimentale affettiva riceverà un salto quantico, diciamo così. Potrebbe essere sentimentale affettiva, potrebbe essere anche amicale, diciamo, a seconda un po' sull'area in cui tu hai fatto focus. E cerchiamo di capire un consiglio per quanto riguarda i tarocchi Zen. Vediamo un consiglio per quanto riguarda i tarocchi Zen. Un consiglio per quanto riguarda i tarocchi Zen di Osho. Che consiglio ti danno i tarocchi Zen di Osho? Quindi tagliamo e mescoliamo e andiamo a scegliere le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte e abbiamo allora la guida. Quindi incontrerai o troverai o vivrai, diciamo, una relazione, insomma, con una guida che potrebbe essere qualunque persona che ti porterà del benessere, della gioia, del divertimento e ti sembrerà di uscire fuori da una prigione. Diciamo, ecco, questo è il cambiamento, ti sembrerà di uscire fuori da un blocco, di uscire fuori da una situazione ostativa. E comprenderai su di te delle cose che probabilmente non avevi compreso. Qua c'è questo simbolo dove comprenderai il valore della libertà, il valore del piacere, il valore delle cose che non avevi forse compreso ancora, ma che entreranno dentro di te, le comprenderai e cambieranno radicalmente, trasformeranno radicalmente la tua vita. In questo caso probabilmente sentimentale affettiva, però potrebbe essere anche su altre aree. E quindi avrai una comprensione interiore, cioè qualcosa che non era chiaro diventerà rapidamente chiaro e porterà un cambiamento, una trasformazione nella tua vita.
E veniamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo la stesa della stele, la stesa della stele. Quindi, quali gioie entreranno nella tua vita? Vediamo perché hai scelto la stele. Ricordo che i tarocchi sono tarocchi interattivi, validi nel momento in cui vengono visti, mai nel momento in cui vengono fatti, perché sfruttano il principio della sincronicità. Ti ricordo di iscriverti anche al nuovo canale Cammino Iniziatico, che è un canale molto affine con questo, ti porterà dei vantaggi, ti darà modo di comprendere tanti percorsi iniziatici ed eventualmente magari puoi sceglierne uno, avere delle informazioni. E poi un'altra cosa fondamentale, ti ricordo che se vuoi fare un percorso di crescita personale, ci sono gli abbonamenti, sia su questo canale, ma anche e soprattutto sul canale Massimo Taramasco. Sul canale Massimo Taramasco ci sono gli abbonamenti, l'abbonamento base che ti consentirà di accedere ai corsi che faccio lunedì e il giovedì 18:45, ma poi restano lì in chat per chi è abbonato, quindi hai tutto il tempo di vederli per un mese e ti daranno la possibilità di intraprendere un tuo percorso di crescita personale e di seduzione. Adesso stiamo vedendo come leggere nella mente delle persone usando le tecniche del mentalismo e della comunicazione ipnotica per conoscere quali sono gli intimi segreti e quindi poi sedurre e conquistare le persone che ti interessano e che ti fanno innamorare. Adesso veniamo, salutiamo la nostra faga, veniamo alla stesa della stele e cerchiamo di capire con la stesa della stele quali sono le gioie che entrano nella tua vita. I tarocchi utilizzano la comunicazione, diciamo, sincronica, per certi versi assomigliano anche un po' al pendolo, diciamo, no? Il pendolo sfrutta invece le conoscenze dell'inconscio, fondamentalmente personale e collettivo, quindi ad esempio attraverso il pendolo ci si può collegare a forze dell'universo e ovviamente dobbiamo, l'unico modo, questo per dire a Caterina Faga, per non essere volontariamente influenzati, è che non dobbiamo sapere, non dobbiamo conoscere la posizione delle risposte, perché se noi conosciamo la posizione delle risposte, c'è sempre il rischio o comunque l'idea che potremmo, attraverso la nostra mente conscia, condizionare e direzionare le risposte. Se invece non sai, perché lo sposti, ad esempio, nella tavola Ouija, o ci sono tavole di lettura del pendolo in cui sposti e non sai esattamente, quindi non sai quale sarà la posizione delle risposte, bene, disinneschi rapidamente ogni possibile blocco, perché non è che il pendolo va dove vorrebbe, la parte logica vorrebbe che andasse, quindi elimini ogni interferenza perché non c'è possibilità, tu non sai esattamente dov'è la posizione. Bene. Tagliamo. L'inconscio può saperlo, però l'inconscio può saperlo, perché non lo sa la parte logica, ma l'inconscio può sapere qual è la posizione. E questo è un dato di fatto. Allora, scegliamo le prime tre carte. Io l'utilizzo, la tavola Ouija la utilizzo e secondo me è una, secondo me la tavola Ouija è una tavola molto positiva. Perché porta dei grandi vantaggi, perché permette di comunicare nel modo, permette di comunicare nel modo migliore. La tavola Ouija permette di comunicare nel modo migliore. Ma veniamo alle tre carte. Allora, abbiamo l'innamorato, quindi se la tua era una domanda, innamorato dritto. Dal punto di vista sentimentale affettivo, significa che praticamente io la tavola Ouija la uso, eccola qua, tanto per rispondere alla faga, questa è la tavola Ouija, eccola qua, io la utilizzo perché la utilizzo col pendolino e anche con l'apposita attrezzino della tavola Ouija, che è questo. La tavola Ouija è questo, però lo utilizzo, lo utilizzo. Allora, abbiamo le tre carte che sono
Mi piacerebbe trattare con chi? Mi piacerebbe trattare con chi? Il tema del paranormale, trattarlo io o trattarlo con qualcun altro? Allora, comunque, veniamo al tema qua. L'innamorato, se tu, l'innamorato rappresenta anche la scelta, in questo caso l'uscita dritta, e tu sei la prescelta o prescelto, quindi una situazione che ti è favorevole da questo punto di vista. E abbiamo anche il carro della vittoria che ci porta al raggiungimento dell'obiettivo superando qualche fastidio, diciamo, fastidi di basso impatto, perché l'appeso rappresentano gli ostacoli della vita, ma abbastanza facilmente superabili, perché diciamo, questa è la stesa della stele, perché abbiamo la possibilità di superarla. E quindi questo è il fatto. Quindi possiamo rapidamente renderci conto che avremo la possibilità di raggiungere un obiettivo sentimentale affettivo importante. Tornando alla tavola Ouija, non è, se a me, ci sono delle schermature, si possono utilizzare degli schermi, tipo dei pentacoli, ad esempio. Il pentacolo è una schermatura. Ma ci sono altri modi per schermarsi da entità, diciamo, di basso livello, perché le entità di basso livello possono entrare un po' dappertutto, in tutti i fenomeni di medianità. Sono delle schermature tramite pentacoli, rituali, preghiere, le puja, ad esempio, possono essere molto utili, incensi. Gli incensi tibetani, ad esempio, perché queste entità di basso livello sono molto sensibili agli odori e praticamente gli incensi tibetani o anche altri tipi di incensi rendono l'ambiente totalmente sgradevole a queste entità che sono, diciamo, come dire, sono entità paranormali, non paranormali, sono entità extracorporee. Cioè che non ha un corpo fisico, ma nel mondo, diciamo così, delle forme, hanno dei sensi che percepiscono il mondo delle forme. E ad esempio, sono molto sensibili agli odori, quindi gli incensi tibetani le allontanano. E quindi vanno bene per purificazione anche, i pentacoli, le allontanano. Magari farò una volta un video di sessione, solo che bisogna vedere come farlo per le purificazioni. Bene, vediamo di approfondire con le tre carte. Scegliamo le prime tre carte del mazzo dei tarocchi di Marsiglia. Allora, vengono fuori anche qua delle carte interessanti perché escono fuori le stelle, che è il raggiungimento di un obiettivo, il paggio di spade e il re di bastoni, quindi la regina di bastoni, quindi è la passionalità, un po' di trasgressione e raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, quindi questo è, diciamo, è quello che noi possiamo raggiungere attraverso questa cosa. Quindi, e ovviamente la prima stesa ci ha dato un obiettivo sentimentale affettivo, obiettivo che si raggiungerà e ci sarà un vissuto di passione e un vissuto anche un po' di trasgressione. Per quanto riguarda entrare in contatto con i defunti, ovviamente non si può entrare in contatto con quella che potremmo definire anima, che in realtà è corpo molto sottile, perché quello fa un percorso. Cioè, questa è una cosa interessante. Noi, a parte i primi 49 giorni circa, non possiamo più entrare poi in contatto con l'entità, l'anima di quel defunto che si sarà reincarnata, o l'unico modo sarebbe se fosse diventato un'entità di luce, però in questo caso rappresenterebbe l'unione di miliardi di esistenze. Quando si entra in contatto con delle entità si entra in contatto di solito con le memorie energetiche, quelle che
vengono chiamati Akasha o registri akashici, che rappresentano le memorie energetiche di un'entità fondamentalmente, cioè quando una persona muore, il bagaglio vissuto specifico di quella vita non va dispersa, va in questo sorta di inconscio collettivo che nella spiritualità viene chiamato Akasha o registri akashici, che sono delle memorie, non rappresentano più, rappresentano delle memorie universali, ma non rappresentano più quella persona in sé. Ma diciamo, diventano però delle forme pensiero, per cui perché l'anima non è solo di quella persona, l'anima è di una miriade di persone, no? Quella che chiamiamo corpo sottile, sono le qualità che trasmigrano attraverso reincarnazione, non mi piace neanche tanto il termine, diciamo rinascita, perché la rinascita può avvenire in diversi reami, mentre reincarnazione sembrerebbe rinascita nella carne. In realtà la rinascita potrebbe essere in una serie di reami anche non corporei. Non è detto che la rinascita avvenga soltanto nei regni, diciamo, può essere la rinascita nel regno degli dei, dei semidei, o anche la rinascita degli inferni, no? Che sono tutte rinascite non corporee, quindi senza carne, ecco, quindi senza atomi pesanti, diciamo così. Quindi il termine reincarnazione è secondo me intrinsecamente sbagliato perché, ma anche nel buddismo di prima, diciamo, istanza venivano chiamati appunto rinascita, non reincarnazione, perché non è detto che ci sia una, come dire, una rinascita nella carne, nel corpo fisico, potrebbe essere una rinascita in altre situazioni. Ora andiamo a vedere i consigli con i registri akashici, cioè, sì, con i registri akashici, i consigli con i tarocchi Zen di Osho. I consigli con i tarocchi Zen di Osho. Ci incontreremo tra 100 anni. Cosa ci sarà tra 100 anni? Non sono un veggente, non penso che nessuno possa saperlo. L'unica cosa che è certa è che le cose saranno molto cambiate rispetto ad ora, su questo pianeta, diciamo perlomeno, in un contesto dell'universo. Invece 100 anni sono assolutamente nulla, sono uno sputo, 100 anni che per noi rappresentano una vita, nel contesto dell'universo sono veramente uno sputo e non rappresentano nulla. Cambiamenti piccolissimi nell'universo. Pensate che il nostro Sole ha miliardi di anni, la Terra stessa ha miliardi di anni, l'universo ha, dicono, 13 miliardi di anni, quindi questo è. Con le varie rinascite si porta con sé il karma, esatto, il karma è il karma che determina il tipo di rinascita, un seme karmico. E questo è ancora interessante, tanto per rispondere a Betty Kotich. Un seme karmico che noi estraiamo al momento della morte tra i vari semi, a seconda di come direzioniamo la nostra mente, ci porta un tipo di rinascita e quindi consumiamo un seme karmico e in quella rinascita lì ci portiamo tutto il bagaglio karmico dei semi precedenti, ovviamente. Quindi questo è un punto molto importante, no? Un punto veramente fondamentale. Perché alla rinascita non è che c'è una pesatura dell'anima, ha fatto tante cose buone e tante cose cattive, facciamo la media e vediamo un po' se sono meglio le cose buone o più quelle cattive. Salutiamo a Cristina, ma ci saranno, diciamo invece, non ci sarà una pesatura dell'anima, secondo la visione buddista, ma ci sarà una direzione della nostra mente. Grossolana, l'ultimo pensiero grossolano determinerà l'ultimo pensiero della mente energetica che determinerà l'ultimo pensiero della mente sottile e quindi la rinascita in un certo tipo di bardo. E poi nel bardo abbiamo comunque ancora possibilità di cambiare, spesso il bardo viene vissuto come un sogno, è per questo che è molto importante saper gestire i sogni, fare sogni consapevoli, perché nel bardo il bardo sarà simile a un sogno. Ma vediamo gli ultimi consigli di questa stesa, quindi cerchiamo di capire qualche consiglio con i tarocchi Zen.
Nel frattempo ricordo di chi volesse fare una piccola donazione al canale può cliccare col tastino col dollarino se gli piace il video e fare una piccola donazione al canale, oppure andare sotto il video, cliccare sul tastino super grazie. Chi vuole dare un sostegno abbonandosi può abbonarsi, tanto costa un caffè, si abbona, e chi invece vuole fare un percorso, diciamo fare un percorso di crescita personale, può andare ad esempio sul canale Massimo Taramasco, e c'è l'abbonamento base che consente un percorso di crescita personale che consente di raggiungere degli obiettivi, quindi abbonamento base. Ma vediamo le tre carte che sono emerse. Abbiamo l'innocenza, quindi ti dice vivi le cose con semplicità, vivi le cose con semplicità. Acquisisci una consapevolezza interiore e ci saranno nuove possibilità che si apriranno a te, se non le hai ancora colte, le coglierai. Nuove possibilità nell'ambito di questa probabilmente relazione sentimentale affettiva che sta per arrivare o è arrivata, insomma. Bene, detto questo, mettete quindi un like, che il like non costa niente e